Una partita che potrebbe essere analizzata in molti modi. Uno dei tanti è il profilo del nervosismo in campo. Forse tu sei stato quello più cattivo? Ah, più cattivo, diciamo che niente, era una partita importante per tutte e due le squadre e quindi non volevamo sbagliarla e niente, io quando sono in campo sono un po' così, capito, però fuori invece sono completamente diverso, però adesso è importante che abbiamo portato a casa un punto, adesso ci abbiamo tutto in mano noi perché domenica dobbiamo vincere a tutti i costi, se vinciamo entriamo in play-out. Ci sono tante squadre che sono in una situazione precaria, analoga o parallela alla vostra. Com'è il clima di tutti i giorni in condizioni del genere? Difficile, adesso noi pensiamo solo a giocare a calcio perché è quello che io personalmente mi ha dato da vivere, quindi io sono nel primo anno che sono in Serie D e ho trovato una situazione così molto difficile, però io cerco con la mia esperienza e tutto quanto di tenere i ragazzi sempre tranquilli e niente, cercare di dare il massimo anche perché ne prendiamo benefici noi, quindi dobbiamo cercare di fare al meglio possibile, anche perché dopo parliamoci chiaro, tutti, se fai bene gli altri anni dopo trovi squadra, se no fai fatica lo stesso. In condizioni del genere potreste andare avanti da soli, secondo te? Non è facile, non è facile perché è dura quando non vedi mai il presidente, poi non prendere mai un soldo da 6 mesi e quindi non è facile. Personalmente, ti dico, potrei anche continuare a fare un'altra stagione così, però, ma perché ho avuto la fortuna di quelli che ho preso prima di metterne via qualcuno, però ci sono ragazzi giovani così che devono chiedere magari 1.000 euro ai propri genitori, non penso che sia il caso, insomma, di continuare un'altra stagione così.